Al Teatro Coccia di Novara va in scena la seconda parte della stagione Resilienza, si comincia sabato. Chiara Pottini. Un nome che è il simbolo di un anno senza pubblico e senza applausi dal vivo. Si chiama Resilienza, la stagione del Teatro Coccia di Novara che ha presentato la seconda parte di un programma di spettacoli streaming sia sul canale YouTube del teatro sia su quello del comune inseriti nel progetto La cultura è essenziale. Un cartellone che da ottobre a febbraio ha contato 20.000 visualizzazioni, la virtualità come silenzioso sostituto del calore della platea. Tra le produzioni in programma, la prima sarà I viaggi di Gulliver, chi ha paura del melodramma, dal romanzo di Swift. Un secolo di tango, omaggio ad Astor Piazzolla, e le due microopere, Un paio in tre e Dormire, guarire forse. Il lancio della seconda parte della stagione è stato l'occasione per annunciare che sale 1,5 milioni di euro in 3 anni il contributo della Regione alla Fondazione Teatro Coccia per sostenere il rilancio dell'attività del teatro di tradizione di Via Rosselli dopo il difficile anno di chiusura a causa del Covid, ma con produzioni che sono state trasmesse online. Il sostegno raddoppia in pratica i 750.000 euro già destinati nel triennio. Si parte sabato 27 e domenica 28 febbraio alle 16.30 sul canale YouTube della Fondazione e si va avanti fino a giugno, ma i nuovi format della stagione sono pensati nel segno della speranza per essere pronti in qualsiasi momento ad essere rappresentati finalmente dal vivo sul palco.